Ehi la bella gente, vi do il ben ritrovato in un'altra parte del mio random let's play a Ellsworth, scusate. Comunque, che cosa dovevo fare? Sì, mi sono già dimenticato tutto. A parte che lagga giusto un po', ma giusto un po'. Va bene nel coso qui, nel campo è naturale per me, peccati sto scorticatore in panza, proprio nella panza, nel capranzo di brutto. Ok, termina la missione, ci hanno dato una pietra, così a mozzo. Nel mentre il nostro draghetto, fammi vedere il draghetto, ah, sazietà ce l'ha. E direi di fare un non so qualche dungeon. Sempre esperto. E diamo il via alle danze. Allora, quindi abbiamo questa missione da completare. E io non so voi, ma ci proverei di brutto a completarla, fuck yeah. Ok, praticamente dobbiamo sconfiggere i cosi lì. Oh. Che cazzo succede? Dobbiamo sconfiggere i mercenari di Benders. Dobbiamo sconfiggerne 15 di ogni classe. Vabbè, voi ammazzate 15 e 15 di quelli che hanno il simbolo lì. Insomma, sapete, no? Non so quanta gente ci sia a quest'ora. Non so voi, ma io sto registrando al mezzanotte, le 9, meno 20. Non so a che ora guarderete questo video, ma io lo sto registrando a mezzanotte, meno 20. E il bello è che non ci sarebbe neanche bisogno, lo registro perché i video a caricare li sto registrando. Sto registrando questo giusto per passare il tempo. Perché la gente normale come me, giustamente, non è che va a letto, no, dopo essere tornato da una serata con gli amici. Oh, è comparso. Bello. Per chi non lo sapesse, c'è un evento. E io quel coso lo voglio. Ci dà oggetti di merda, sì, lo so, ci dà oggetti di merda. Ma almeno una volta lo voglio. Oh merda, genera ombre. Vi dico che genera ombre. Genera ombre dei nostri amici. Sì, il cazzo che la faccio da solo. Au! Ma fai combo con tua nonna! Andiamo dalle palle, puttana! Attacco poderoso! Io me la prendo con lo specchio! Non so tu. Oh! Adoro quando il robottino attacca tutti! Ce l'ho fatta? Sì, mi ha dato gli oggetti. Molto bene. Sapete cosa? Riproviamoci a come non funziona. Ah, sto combattendo. Ok. Bene, ci risiamo. Eh sì, allora. Cosa posso fare mentre attendiamo? Cosa posso fare? Cosa posso fare? Cosa posso fare? Direi di rompere il culo a questo stronzo. E anche a quello dietro. Mamma mia di potenza che è questo attacco. Prendiamoci una pozione, direi che ce lo possiamo anche permettere. Mamma mia, le combo gente. Ora, di recente dicono che non è più così semplice scegliere il cambio di classe che si vuole fare, perché ai tempi in cui giocavo io a Ellsworth il cambio di classe lo potevi scegliere tu, ti davano tre classi e tu potevi decidere in quale di queste fare il cambio di classe. Oh, lì ce n'è uno speciale. E siccome sei speciale ti rompo il culo. Speciale. Vabbè, intanto lo specchio ci ha dato questo. Questo non so. Ah, ho notato che abbiamo della tosta, gente. Ho notato che abbiamo della tosta.
Sapete cosa io ne faccio io con la posta? A parte leggerla, ma su Elsword la posta specialmente normalmente può contenere, dicevo, sì, può contenere oggetti utili. E adesso che siamo in vena di eventi su Elsword, non sarebbe affatto male se ci fossero oggetti. Allora, il bauletto per il calcio, maschera di Glaive. Oh, gruppo con quattro persone. Mio Dio, che culo. Ti prego, dimmi che... Sì, mio Dio, c'è pure un livello 62, gente. Questa... No, questa è fatta. No, non me ne è fatto un cazzo. Questa è fatta eppure velocemente. E se, come dico io, vi faccio pure il secondo... Lo faccio pure un'altra volta, un'altra volta. Aspetta. Oh. Ehi, mi riduci? Ok. Sì, allora, che cosa devo fare? Devo uccidere i vampiri? Non c'è problema, ci penserà quello a livello 62. Cioè, ma guarda! Mio Dio! Oh. Che brutto avere uno di livello troppo alto. Ehi, ma sto laggando. Sì, sto laggando. Bene! Rassicurante over 9000, gente. Ora cercherò di non fare troppo baccano, perché anche se sono solo a casa, rimane sempre il fatto che non abito in una casa da solo, detta come va detta. Abito in un condo. Perché ho usato il passo nell'ombra, lui da zoccola. Ora me la prendo con te, perché sei grosso. E a me piacciono le cose grosse, tipo le poppe di... Di Irena. No, sto scherzando. Ok. Beccati questa. Sì, non stiamo facendo niente, gente, sta facendo tutto quello. Ho raccolto qualcosa però prima che ci teletrasportassimo. Cosa ho raccolto? Cosa ho raccolto? Pozioni di accresci potere. Beccatevi questa, troie! Qualcosa la faccio pure io. Me ne è fatta una sega. Dio mio, quanta roba! E magari troppa. Però stiamo completando missioni che è una meraviglia. Dai, gente, veloci. E non c'è attacco poderoso con lo beccate. Nel caprenzi di brutto, gente, nel caprenzi di brutto. E cadi a terra, ma io ti faccio una mano naso quanto una casa. Quello sta facendo una specie di speedrun. Non manco io lo so cosa sta facendo. Aiutiamolo piuttosto. Sì. È noioso, però lo stiamo completando velocemente. Ah, comunque, per chi se lo stesse chiedendo, io... Ah, una si chiama Ninetales, complimenti per il nome. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, io sto trattando poco Elsword, perché personalmente tutto questo che sto facendo per ora con Raven lo dovrò fare anche nella seconda stagione con Ad. Sì, gente, io farò una seconda stagione con Ad, interromperò questa qui con Raven, proprio la chiuderò e farò solo Ad. Poi se non mi piace Ad, cioè se non mi piace lo stile di combattimento, fotte sega. Oh, un coso furente, quello mi serve. Sì, però se mi dai ancora avvelenamento, troia, te ne do tante nel capranzi, ma tante, a parte te le do nel capranzi lo stesso, come ad esempio ora. Ah, cioè in pratica secondo la logica di questo giuoco malato dovrei farmi 20 dungeon. Vabbè, attiviamo la cresci potere così a muzzo, tanto fa tutto quel Raven, ma almeno lo aiutiamo per quel che possiamo. Dai che l'attacco, porca miseria, mi si è disattivato la cresci potere per colpa di un bug di merda. E gli ho dato due colpi, direi che basta. Quando era ancora un mercenario, anch'io avevo un compagno così grosso. Ve l'ho detto che a Raven piacciono le cose grosse? No, sta scherzando. Sta scherzando. Tutti a. Così a muzzo, tanto. Una bambolina voodoo, ne dovrei raccogliere 20. Però ho raccolto un orb. Tenetela a mente. No, tenetela a mente l'orb. Terminiamo subito. Ah, siamo a un livello abbastanza alto per fare il cazzutissimo cambio di classe. Che è sta roba?
Ma va, fa bene, va. Esci dallo shop. Sì. Allora, adesso possiamo fare il cambio di classe. Ah, non mi hai fatto vedere il crafting di questa. Questa crafta pozioni. Tante pozioni. Non solo, sono anche forti. Ecco, e sapete come si ottengono gli oggetti per fare queste pozioni? Sconfiggendo quanti più nemici possibile. Basta. Allora, che cazzo è sta roba? No, scusate. Sovrano. Oh, ho ottenuto un titolo. Sto facendo le cose a cazzo. Attacco più 10%, attacco magico speciale, iper skill più 1. Cos'è la iper skill? Ah sì, devo aver fatto il terzo cambio di classe, buonanotte. Balletto random con accessori dello spazio-tempo. Gente, questo evento già mi piace. Tuono celeste 15 giorni. Allora, questo... sì. Questo sì, manca a chiederlo. Oddio, non trovate che sia sexissimo, gente? Oddio, perché io sono l'angelo che il paradiso merita, ma che non è ancora pronta per ricevere. Ma vaffanculo, che cazzo sto dicendo, lo so solo io. Oddio, gli oggetti dello stadio, no. Vabbè, mettiamo. Ho detto mettiamo. Cos'è meglio, questa? No, non è meglio questa per niente. Che cos'ho? Tuono celeste? Devo... no, non lo tolgo manco se mi paghi il tuono celeste. Mi rende sexissimo 1-1. No, aspetta, prima voglio andare in bacheca. No, devo fare assolutamente quella missione cambio di classe. Vabbè che non sono a un livello ancora adatto per fare il cambio di classe, ma devo fare quel cambio di classe, basta. Richiesta: la via dell'esperto di armi. Vedete, c'è qualcosa che non va. No, aspetta, aspetta. No, questa ce l'abbiamo fatta, ci potevamo ritirare. No, 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 se non sbaglio prima si dovevano fare alcune missioni e poi poter decidere in che cambio di classe. Quindi vabbè, mi faccio un altro dungeon così a muzzo. Però se sono da solo interrompo, mi spiace. Va bene. Allora, poi speravo di andare da lui a ripararmi le armi. Negozio. Ripara tutti gli item. Riparazione terminata. Crafting. Aspetta, scusa. Non ho... non... porca miseria, voglio vendere. Allora, no, questa me la dai subito. Aspetta, livello richiesto 16. Ma sì, dai, ti metto da parte. No. Anche a te ti metto da parte. No, ma sono lo stesso. Sì, sono lo stesso. Già. Anche questo. No, questo è meglio. Sono uguali, ma questo è meglio. Perché c'ha più uno. Allora, io volevo vendere un pochino di item. Perché sono pochi quelli che mi devo tenere. Col cucciolo. Questo che cos'è? Guanti da scout pregiati, ma morite, c'è male. Vendi item e vendi. Perfetto, gente, perfetto. Ora ripariamo tutto. Non porti alcun item consumato? Sei serio? No, dico, sei serio? Sei serio? Sei serio? Bobo. Ah, comunque nell'inventario avevamo un orb. Beni di consumo. Sì, sto perdendo tempo perché mi stufa entrare nel dungeon. Beni di consumo. Allora, ci rimuoviamo questo per ora e mettiamo questo. Che cosa fa quest'orb? Lo scoprirete molto presto, gente. No, io da solo non lo faccio manco se mi paghi. No, piuttosto voglio fare un suicidio, gente. Interrompo la parte in bellezza. Facciamo un PvP senza equipaggiamenti e a livello 15.
Sì, lo so, voi che state vedendo questo video mi state dando del pazzo, del folle, del masochista e un sacco di altre robe. Perché ci metto così tanto tempo? Oh. Perché mi trovo un avversario? Bastardo. Un copriganno da scout migliorato, gente, un copriganno da scout migliorato. Tra l'altro vorrei farvi notare che look! Non meglio questo. Cioè, volete mettere? No, dico, volete mettere? Ah? Forse si è buggato il PvP. Dico, volete mettere col mio look? Questo proprio Playboy 2015, gente, ve l'assicuro. Guardate, è il suo fedele compagno. Mio Dio, che orrore. Muori male, muori male. Nel dubbio gente mi va di cazzeggiare. Dove pensi di andare? Mio Dio, sta mano naso. E gli ho dato solo uno. What the? Come? Tu non puoi sopravvivere alla mano naso. Non puoi. Vabbè gente, io dico che posso anche concludere qui la parte. Sì. Quindi lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, seguitemi su Facebook e su Ask e noi ci vediamo in un prossimo video. Detta come va detta, statemi bene.